volevo semplicemente dire una cosa su quello che ho detto. In effetti all'inizio ho iniziato dicendo qual è il concetto dell'Africa che io sposo, che porto qui, visto che si stava parlando di Kwame Nkrumah. E vi ho detto bene dicendo quando intendo parlare dell'Africa, intendo l'Africa come comunità di destino. Mi colpì una volta molto, era in un incontro con i senatori italiani e c'era da discutere sul tema del Nepal. Ed è venuto un rappresentante, allora che era responsabile dell'Algeria, l'Algeria, quindi definita, ha mandato un rappresentante. E tutta la mattinata uno che diceva questa è l'Africa dell'Ovest, oppure l'Africa subsahariana, l'Africa, a un certo momento il rappresentante che stava lì, Algeria, il diplomato, si vede proprio che non ce la faceva più. Ha fatto un gesto, poi scusami, tenendo il tavolo, basta! Bouteflika non mi ha mandato qui per parlare dell'Africa subsahariana, l'Africa questo, l'Africa quell'altro. La guerra finita è finita per voi, può anche finire per noi. Noi sappiamo che siamo diversi. E quindi ha tirato fuori quello che già anche altri eminenti filosofi, come Fabien Lucie-Blaga stesso dice, ci sono due modi oggi di perdersi in Africa. O rimanere in passato, no? Dove tutto era la stessa pasta asciutta, oppure adesso tutto è così terribilmente diverso, tanto che non c'è più nulla di quasi che accomuna questa gente. Allora ecco che il concetto che io sposo è quello, parlando di Nkrumah e gli altri del panafricanismo, è quello, l'Africa come quello che nasce il figlio del mondo del nord occidentale, che nasce come passione, ho detto, cioè sulla nave della schiavitù, transita e di fatto, arrivato nella diaspora, inizia a porsi un problema su casa sua. Il discorso di fatto sulla diaspora non inizia nel solo africano, ma inizia in America, cioè dai figli di quei primi cosiddetti Africa. Prima di loro l'Africa non c'era. Quindi l'Africa è una passione, lo fate vedere, ma che nasce anche come comunità di destino, capacità di progettualità comune. E in questa capacità di progettualità comune, con tutte le differenze poi che ci sono, ogni volta che c'è anche l'Unione, la vecchia OUA e adesso l'Unione Africana, tutti i paesi del Maghreb ci sono. E sappiamo bene come dal punto di vista storico questa idea dell'Africa subsahariana e poi quell'altra che si chiamava Africa bianca, però oggi non si può più dire, e quindi si dice eccetera eccetera. Allora, tutte queste cose gli africani lo sanno che siamo diversi. Al mio paese stesso, che siamo due gatti, ma siamo 36 popolazioni diverse. All'interno di quelle stesse 36 popolazioni ci sono ancora altri tipi di clan, questi, quelli e quelli. Però siamo anche capaci di progettarci come una nazione. Ecco, allora lo sforzo che si chiede dal punto di vista geopolitico, per rispondere a quella domanda, è quest'Africa che riconosce che non sarebbe comunque quella che sta pensando oggi senza che i loro figli, che sono i primi sacrificati a dover diventare africani, da quel momento avessero iniziato il loro dibattito dal continente americano. Di fatto solo a partire dagli anni 60 il panafricanesimo ritorna dentro il territorio con vari Kwame Nkrumah e tutti gli altri. Allora, ma ritorna proprio come questo progetto di pensare in comune. Non è che Nkrumah voleva dire che da oggi in poi saremmo tutti la stessa cosa, no, ma un progetto unitario con la consapevolezza che o insieme andiamo avanti o insieme periremo. È la stessa cosa quando Mandela ha riproposto il tema del rinascimento africano, poi portato avanti
altro presidente, Thabo Mbeki, proprio lui, Mandela addirittura ha fatto questa cosa, dicendo: guardate, per la prima volta che sono andato in Nazioni Unite, dove abbiamo mandato una sola persona a parlare in nome dell'Africa, non ho più visto nessun dirigente dei paesi europei o altri paesi a leggere il giornale mentre si parla. Perché all'interno delle Nazioni Unite, quando andava un presidente africano, era il momento che gli altri approfittavano per fare qualcosa, perché non importa. Invece, quando la prima volta che l'Africa ha mandato una sola persona a parlare a nome di tutti, tutti erano attenti. Perché? Allora lì era un modo di dirci: o andiamo avanti, oppure periremo tutti. Nella nostra differenza, sì. Questo è. Allora, poi questo non toglie, dipende di che cosa si stiamo parlando. E quindi concludo dicendo questo per dire allora che quest'Africa che nasce, quando dico è nella sua essenza diasporiana, non è solo in termini di persone, di figli di schiavi che sono, ma anche la stessa Europa che ha fatto nascere questo elemento geopolitico che chiamiamo Africa e che noi ancora stiamo imparando ad essere figli africani, è nella sua essenza stessa diasporiana. Cioè, vuol dire che un pezzo dell'Africa è dappertutto, ma un pezzo dell'Europa è anche dentro di noi. Tutti noi che siamo qui siamo nati e cresciuti dentro la cultura occidentale europea, altrimenti non sarei qui a parlare con voi. Il problema però poi è come io usufruisco di questo per dare risposte concrete a dove mi sono. Quindi se io sono in Guinea-Bissau,